Siamo veramente molto onorati di ospitare questa competizione internazionale ed è ovvio ed è chiaro che lo facciamo anche in un'ottica di ripartenza e di rilancio per il nostro borgo, per il nostro comune, per la provincia, perché è un evento, insomma, che ci caratterizza e dà un rilievo importante a quelle che sono anche, speriamo presto, la ripresa delle attività turistiche e il fatto di ospitare e far venire persone sul nostro territorio. Domenica 14 marzo sarà Castellalto ospiterà la partenza di una gara, dicevo prima, internazionale, tanti campioni, un grande rilievo nazionale e internazionale. Ci stiamo preparando per fare bella figura. Abbiamo avuto molto coraggio e determinazione nel riuscire a organizzarla. Ci abbiamo scommesso, ci abbiamo creduto ed è un momento, sarà un momento importante di visibilità per il nostro territorio in un contesto così piccolo come quello del nostro comune sul balcone d'Abruzzo, come è denominato Castellalto. È una vetrina internazionale, ci saranno dei campioni mondiali e quindi avremo tutti i riflettori puntati sul nostro borgo. Io ringrazio il Comune di Castellalto perché dà un'opportunità alla mia provincia. Ecco, io credo che il lavoro da sindaco è quello di ridare la speranza anche ai territori e con il ciclismo, ecco, il messaggio è proprio questo, di ridare una speranza, ecco, di ripartire. Ecco, il ciclismo ha sempre dimostrato la determinazione, la costanza che porta a raggiungere gli obiettivi. In un momento del genere, io credo che non è una follia organizzare questi eventi, invece è un modo di dire che dobbiamo, ecco, superare questa difficoltà. E poi facciamo promozione, perciò ecco, ringrazio il sindaco di Castellalto e tutta l'amministrazione perché promuove il mio territorio, ecco, ci darà risalto a livello nazionale, ecco, per far capire le bellezze della nostra provincia, perché noi siamo montagna, noi siamo collina e noi siamo mare. Ecco, partirà da Castellalto, poi c'è un'altra tappa che arriverà sempre in un altro comune importante del nostro territorio e poi ci troveremo a maggio con altri eventi ciclistici, ecco, importanti che qualificano la nostra provincia.